E siamo alle nostre breaking news. La prima notizia di cronaca nera: è stato convalidato l'arresto, resta in carcere l'uomo di 30 anni di origine senegalese che è stato accusato da una cinquantenne di averla sottoposta a violenza. L'uomo, dicevamo, resta in carcere, una vicenda che ha ancora molti contorni da chiarire. La seconda notizia ci porta dal Valdarno ad Arezzo, dove un patto tra Comune e Caritas garantirà, secondo la decisione presa proprio in queste ore dalla Giunta di Arezzo, ulteriori 50.000 euro a sostegno delle famiglie. Ci sono dei criteri poi per presentare le domande che vi spieghiamo appunto nei nostri servizi. Infine parliamo di Monte d'Oglio. C'è il rischio serio, l'allarme è stato lanciato dall'ente irriguo, che possano essere sospese le erogazioni per uso agricolo, quindi ci sono coltivazioni in Val Tiberina e Val di Chiana a forte rischio. Il consigliere del PD Lucia De Robertis ha presentato sul tema un'interrogazione in regione. Queste le nostre breaking news, continuate a seguirci sia sui nostri TG sia sul nostro sito. Grazie e arrivederci.